Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Città di Arezzo, semifinale della Pool Scudetto, la penultima o ultima partita certamente per una delle due squadre, perché chi vince approda in finale che si giocherà sempre in questo stadio sabato alle 18, chi perde finisce qua la stagione 2013-2014. Bene, 0-0, se ne sono andati i primi tre minuti di gioco. Tarantino largo sulla destra come sempre, ecco il cross in aria, Rajčević, tutto regolare, para il portiere, prima palla gol, calcio di punizione intanto per la Lucchese. Tarantino sul pallone, palla dentro e c'è il pallone che finisce ad un passo, altra palla gol, non ho visto bandierine alzate del guardaline, quindi anche questa era buona. Calisti al sedicesimo. Per ora Pordenone davvero ha fatto quasi nulla, se non un paio di innocui cross dalle parti di Casapiede. La Lucchese invece è andata vicina al gol in almeno due circostanze, con Rajčević prima, con Calistri dopo e poi il colpo di testa di Alimoni che comunque è finito lontano dalla porta. Adesso Tarantino potrebbe anche provarci, anche se la distanza è indubbiamente notevole. Vediamo l'arbitro che fa arretrare il pallone di qualche centimetro e vediamo se Tarantino si allontana, c'è anche Aliboni che prende la rincorsa, distanza certamente proibitiva, siamo intorno ai 35 metri, parte Aliboni, botta notevole, alza sopra la traversa Capra, resta davanti. Poi Aliboni prova la conclusione, pallone che finisce un metro e mezzo circa rispetto al palo di sinistra della porta di Capra, che ora prova ad accelerare Nolè, poi Tarantino, poi Aliboni, attenzione Aliboni, palla dentro Rajčević, no, non c'era fuori gioco a mio avviso, ma però c'era Tarantino a destra, ha fatto la giocata devo dire peggiore in questo caso Aliboni, perché c'era Aliboni, perché c'era Tarantino liberissimo sulla destra e sicuramente più arretrato rispetto a Rajčević. Mamma mia, Zanardo ha collezionato una serie di errori in palleggio abbastanza devo dire orribili. Finisce al 46, un minuto dunque di recupero in questo primo tempo e allora si va sullo 0-0 a riposo. Peccato, Lucchese avrebbe potuto anche invece chiudere in vantaggio, l'avrebbe meritato per la mole di gioco e le palle gol costruite, e invece per ora è ancora 0-0, linea alla regia. Eccoci collegati per il secondo tempo di Pordenone-Lucchese, allora cambio nelle file dei friulani. È entrato Florian, giocatore esperto con tanta serie C1 e C2 alle spalle, è uscito Zanardo che è stato il peggiore del Pordenone. Assolutamente sì, e tra l'altro Florian forse è più attaccante di Zanardo, poi attenzione, tanto ancora una occasione perché qui Calisti era in posizione regolare ma il suo colpo di testa finisce alto sopra la traversa. Adesso sta salendo il Pordenone, ecco Florian in area di rigore, ah bravissimo qua, pallone sull'esterno della rete, prima conclusione della partita per il Pordenone. Tutta la Lucchese adesso nei propri 16 metri. Sì, un brasiliano. Sì, più un solista, più che un giocatore di squadra. Ecco. Brasiliano vero, come si dice. Un palo! E qui palo di Ruopolo. Al minuto 15 era battuto Casapieri. E come dicevo, l'ingresso di Caboni là davanti ha dato centimetri e fisicità. C'è di punizione che batte Angeli. Pallone, attenzione, Rajčević! Non è! E poi però c'è fuori gioco, c'è fuori gioco. Grande occasione, non so se però l'arbitro abbia fischiato il fuori gioco sul colpo di testa di Nolè o sul secondo, quindi il colpo di testa di Nolè era buono. Scusami, intanto De Luca ora lanciato sulla corsia di destra, punta l'avversario, va sul fondo, effetto il traversone! Qui davvero Pecchioli per un attimo. Qui davvero Pecchioli
anticipato al momento di calciare. Il cross di Angeli sul secondo palo, De Luca di testa. Ah, peccato. Poi Aliboni, attenzione qua, e qui c'è il brutto fallo di Aliboni. Aliboni è già stato ammonito, qui ci stava addirittura il secondo giallo. Attenzione alla ripartenza. Siamo scoperti, Migliorini, la conclusione, palla ribattuta, ora segnano loro nel finale, sta a vedere, eccolo qua. No, mamma Casapieri, grande Leandro, stavolta lui salva, al 48 su Florian. Finisce qua, si va ai calci di rigore. Bene, rieccoci amici sportivi qui dal Comunale di Arezzo per seguire la sequenza dei calci di rigore. Parte Ruopolo per il Pordenone, Ruopolo contro Casapieri, parte Ruopolo, rete, 1-0, De Luca contro Capra, si calcia sotto la curva dove solitamente prendono posto i tifosi dell'Arezzo. Pronto De Luca, para il portiere, 1-0 per il Pordenone, errore di De Luca. Aveva sbagliato anche domenica scorsa, un rigore peraltro non, come dire, determinante, però questo invece è ben più pesante. Ancora in gol, chi è? Mi pare Dionisi? Dionisi, Aliboni contro Capra, parte Aliboni. Gol fuori, mamma mia, vabbè, allora possiamo forse dire addio qua alla finalissima. Siamo probabilmente al capolinea della stagione, primo tempo in mano ai rossoneri, rossonera, ripresa invece più di marca Pordenone. Parte Olivera e se segna ovviamente il match è chiuso, eccolo qua. Se non è la mette si va avanti, non è, meno male, segna. Questo se lo mette dentro il numero 4 Nichele, ovviamente è finita. Se sbaglia ci abbiamo ancora una speranziella, diciamo così. Nichele contro Casapieri, pronto il numero 4, rincorsa abbastanza lunga di Nichele, parte ed è gol, Pordenone va in finale 4-1 da Arezzo. È davvero tutto, ringrazio ovviamente anche Luca Tronchetti che mi è stato al fianco per tutte le trasferte. E arrivederci alla prossima stagione, chiaramente. Arrivederci a tutti voi, vi auguro una buona serata, un buon proseguimento e appunto arrivederci alla stagione 2014-2015.